Pace del Signore, cari fratelli e sorelle, il Signore vi benedica, gloria al nome del Signore, ancora in questo pomeriggio. Per me è una gioia, gloria a Dio, condividere con voi la parola del Signore, alleluia, perché quando parliamo di Gesù Cristo il nostro cuore gioisce, amen. Quando parlo di Gesù, gloria a Dio, il mio cuore gioisce. Gesù Cristo, il Messia, il Figlio di Dio, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo e dai nostri cuori. Amen. Gloria a Dio, ancora una gioia essere qui in diretta con voi. Benedetto il Padre. Sicuramente Gesù Cristo parlerà al mio cuore, parlerà ai nostri cuori, ci edificherà, ci incoraggerà. Gloria a Dio. Perché vogliamo, gloria a Dio, scusate, vogliamo nutrirci della parola di Dio. Amen. Vogliamo veramente arricchirci, gloria a Dio, del pane. Oh, gloria a Dio, del pane spirituale che abbiamo di bisogno. Gloria al nome del Signore. Tra poco leggeremo insieme, leggerò con voi questa parola. Questo brano, questo capitolo, gloria a Dio, molto edificante, molto incoraggiante, gloria a Dio, del Figlio di Dio, l'Altissimo, Elion El Shaddai, Adonai, Amen, gloria a Dio, Dio ti benedica, fratello Stefano, pregate per me, Dio ti benedica, Daniel, pregate per me affinché Dio mi guidi in questa riflessione, in questo messaggio biblico, affinché Dio parli ai nostri cuori. Gloria a Dio dall'Argentina, Dio ti benedica, a te fratello, tutto il popolo, tutta la nazione dell'Argentina. Gloria a Dio, tutti voi collegati in diretta, tra poco leggeremo la parola di Dio. Gloria a Dio che ci ristora la nostra anima. Prima di leggere la parola di Dio, voglio ringraziare e pregare il Signore insieme con voi, perché la Bibbia dice dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro. Gloria a Dio, noi crediamo che per fede Gesù è qui in mezzo a noi. Amen. Anche se tu sei da dietro un cellulare e io sono da dietro da un altro cellulare, ma lo Spirito, gloria a Dio, è sempre in ogni luogo. Gloria a Dio, lo Spirito è onnipotente, lo Spirito onnipresente, lo Spirito onnisciente. Anche se sei da dietro al cellulare, Gesù, lo Spirito è lì in mezzo a te. Perché siamo riuniti nel suo nome e lo Spirito Santo, gloria a Dio, è come il vento, gloria al nome del Signore. Tu senti il vento, ma non lo vedi, ma senti il vento. E così lo Spirito Santo, tu non lo vedi, ma lo senti in mezzo a te che sta soffiando e che vuole soffiare dentro al tuo cuore in questo pomeriggio, in questo messaggio del Dio onnipotente, l'Altissimo. Gloria al Signore, preghiamo insieme prima di leggere la parola di Dio. Amen. Padre Celeste, Dio Onnipotente, Padre, tu conosci i bisogni. Veniamo davanti a te, Signore, nel nome di Gesù Cristo, per il sangue di Gesù versato sulla croce, Signore, non per i nostri meriti, non per le nostre bravure, gloria al Signore, non per quello che facciamo o per quello che diciamo, ma per i meriti di Gesù Cristo, Padre. Noi veniamo davanti a te, misero indegno, Signore, per la tua grazia, per quel sangue prezioso. Gloria al Signore, ti ringraziamo, Signore. Tocca i nostri cuori, tocca il mio cuore, Signore. Ti vogliamo toccare come quella donna dal flusso di sangue da 12 anni che ti toccò, Signore, e fu guarita. In questo pomeriggio ti vogliamo toccare affinché siamo guariti nell'anima, nel corpo, nello spirito, nella mente, in qualsiasi cosa che noi abbiamo, tu ci guarisci. Alleluia. Padre, benedici il tuo messaggio. Tocca i cuori, Signore. Parlaci. Oh, Signore, edificaci. Oh, Padre, incoraggiaci.
Oh Padre, che sia una parola che scende dal tuo trono di misericordia. Sì, Signore, siamo qui, vogliamo ascoltare con le nostre orecchie, con il nostro cuore, rivolti a te, nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen. E amen. Gloria a Dio. Vogliamo leggere questo brano che sicuramente parlerà al nostro cuore, fratelli e sorelle, nel Vangelo di Luca, gloria a Dio, Vangelo di Luca, capitolo 1, dal verso 26, leggeremo fino al verso 37. Amen. Questo titolo, questo capitolo, il titolo è così: Annunzio della nascita di Gesù Cristo. Gloria al nome del Signore, amen. Pregate ancora per me che il Signore mi guidi. È scritto così: al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazaret a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. E quando l'angelo fu entrato da lei, disse: Ti saluto, favorita della grazia, il Signore è con te. Benedetta sei tu fra le donne. Ella, vedutolo, fu turbata. Un'altra versione dice: fu impressionata, che è un po' diverso il termine, ma comunque Dio sa ogni cosa. Ella, vedutola, fu turbata, fu impressionata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Gloria a Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo: Come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? Un'altra versione dice: Come mi avverrà questo che io sono vergine? L'angelo le rispose: Lo Spirito Santo verrà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Alleluia. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo Figlio di Dio. Ecco Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Oh, gloria a Dio. Amen. Fine qui la parola di Dio. Cosa vuole dirci il nostro amato Signore? Il nostro Signore in questo brano ci può dire tante cose. Oh, gloria a Dio, ho letto questo capitolo oggi, prima che facevo la riflessione, mi ha edificato, mi ha edificato, mi ha incoraggiato, posso anche dire, sì, perché la parola di Dio ci edifica, la parola di Dio ci incoraggia, la parola di Dio ci rianima. È l'ossigeno, l'ossigeno per il nostro cuore, per la nostra anima. Gloria al Signore. Cosa ti vuole dire, Signore? Giovane, fratello, adulto, anziano. Questo vale prima per me. Cosa il Signore ci vuole dire? Oh, gloria a Dio. Qui il Signore ci vuole dire di non temere. Il Signore ci vuole dire che il Signore è con noi. Perché, cari fratelli e sorelle, Maria era una donna, posso dire tra virgolette, come tante, ma lei fu scelta dal Signore perché il Signore conosceva il cuore di Maria. Maria era una donna umile, Maria era una donna, gloria a Dio, che non scendeva a compromessi con il mondo. Maria era una donna santa. Amen. Ecco perché il Signore scelse Maria. Perché, cari fratelli, il Signore poteva scegliere tante donne in quei tempi. Anche, gloria a Dio, in quei tempi c'erano molte prostitute.
come lo ci sono nei tempi di oggi, ma anche a quei tempi antichi. Le donne si prostituivano. Abbiamo un esempio biblico, Maria Maddalena che è una prostituta e Gesù la liberò da 7 demoni. Ma in quei periodi, in quei tempi c'era Maria che era umile, che era santa, lei era vergine. Gloria al nome del Signore. E tu direi, cosa c'entra fratello Maria con me? Oh, gloria al nome del Signore! Maria c'entra e come? Gloria a Dio! Perché Gesù Cristo, come ha scelto Maria, ha scelto te! Per fare la volontà di Dio! Oh, gloria a Dio! Maranda la ramascianda la massaia, rica la mascia, urracanda la masso! Gloria a Dio! Benedetto il Padre! Oh, rab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 a scia! Oh, Gesù ci ha scelto per fare la sua volontà! Oh, qui Gesù, Dio il Padre, scelse Maria per avere Gesù Cristo. Gloria a Dio, ma qui sappiamo che Maria non ebbe rapporti con Giuseppe. Infatti, qui dice: Io sono vergine. Disse all'angelo: Come puoi dirmi queste cose? Io sono vergine. Disse Maria. Oh, gloria, gloria, gloria al Signore, ma Gesù Cristo. Così doveva nascere da Maria, una donna umile, una donna santa, gloria al nome del Signore. E Maria era vergine, gloria a Dio. E quando il Signore ci sceglie, cari fratelli e sorelle, quando il Signore ci sceglie, il Signore ci fa nuovi. Quando Dio ci sceglie, il Signore ci fa vergini, nel senso spiritualmente parlando, gloria a Dio. Il Signore ci toglie le scorie, il Signore ci toglie l'impurità, il Signore ci toglie la sporcizia, il Signore ci toglie il vecchio uomo, il vecchio carattere, il vecchio io, il Signore ci toglie tutta la spazzatura. E ci fa dei vergini spirituali, delle vergini spirituali. Alleluia, 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 gloria al nome dei suoi. Quindi tu dirai, allora questa parola anche per me. Sì, in questo brano parla di Maria, ma fa parte anche di te, anche se tu non sei Maria. Ma in questo brano che abbiamo letto nel Vangelo di Luca, capitolo 1, dal verso 26 in poi, in questo brano vale per tutti. Gesù scelse Maria, una donna umile, una donna santa. Gloria a Dio affinché adempisse la sua volontà, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Nessuna parola di Dio rimane efficace. Oh, la parola di Dio è vivente, la parola di Dio è un fuoco e la parola di Dio si compirà. Tutto ciò che è scritto dalla Bibbia, dall'Antico Testamento, l'Apocalisse si compirà. Una parte già si è compiuta, ora manca l'altra parte dell'Apocalisse che si sta compiendo. A me, scrive fratello, mi ha preceduto, volevo anche dire questa cosa delle cinque vergini avvedute. Ecco, Maria era vergine per avere Gesù e Gesù scelse Maria che era vergine. Gesù ha scelto noi per farci diventare vergini spiritualmente parlando, per toglierci tutto il male. E anche tu questa sera, oh gloria a Dio, puoi dire... Gesù mi ha fatto vergine spiritualmente parlando, voglio essere come le cuore cinque vergini avvedute. Oh, gloria a Dio, voglio essere avveduto. Voglio essere un vaso santificato per il ritorno del Messia, per il ritorno di Gesù Cristo. Oh, gloria al nome del Signore. E qui è scritto al verso 35, quando Maria dice: Io sono vergine. Da momento che non conosco uomo, ma l'angelo rispose: Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo Elohim, Elohim l'Altissimo, ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo Figlio di Dio. Oh, gloria al nome del nostro Signore. L'onnipotente Dio. Un'altra versione dice:
Lo Spirito Santo verrà su di te, l'Onnipotente Dio, come una nube, ti avvolgerà. Oh, gloria a Dio, lo Spirito Santo ti vuole avvolgere questa sera. Oh, lo Spirito Santo, la potenza dell'Altissimo, il Dio Altissimo, ti vuole avvolgere. Come, gloria al Signore, come Maria. Lo Spirito Santo avvolse Maria. Gloria a Dio per avere Gesù Cristo. E così lo Spirito Santo vuole avvolgere te per compiere la sua volontà. Amen, fratelli e sorelle. Gloria a Dio, pace a te Alessandro. Dio ci vuole avvolgere questa sera. Dio ti vuole avvolgere della sua presenza, del suo Santo Spirito. Oh, gloria al nome del Signore, gloria a Dio, lo Spirito Santo. Ti vuole avvolgere della sua presenza. Amen. Come avvolse Maria. Gloria a Dio. E noi sappiamo che l'unico intercessore, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini è Gesù Cristo. Apro e chiudo questa parentesi. Non è Maria, non è Pio, Sant'Agata, Rita, Sebastiano, eccetera, eccetera, ma è Gesù Cristo. La Bibbia dice che l'unico mediatore è Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, Alessandro, mi fa piacere che il Signore ti ha guarito. Il Signore ascolta le nostre preghiere. L'altra volta abbiamo pregato in diretta. Sono contento che Dio ha ascoltato le preghiere e ti ha guarito. Ancora oggi, Signore, l'Eterno che ci guarisce da ogni malattia, anche dalla broncopolmonite. Gloria al Signore, diamo gloria a Dio per questa guarigione del fratello Alessandro nel nome di Gesù. Gloria a Dio. E come dicevo, lo Spirito Santo ci vuole avvolgere. A me, fratelli e sorelle. Lo Spirito Santo ci vuole avvolgere. Come ho detto pochi minuti, poco tempo fa, l'unico mediatore è Gesù Cristo. Apro e chiudo questa parentesi. Amen. Ma come può lo Spirito Santo avvolgerci? Lo Spirito Santo ci può avvolgere? La potenza dell'Altissimo può scendere su di noi quando noi siamo vergini, spiritualmente parlando. Chi intenda, intenda, chi è spirituale, intenda, capisca ciò che dico. Lo Spirito Santo, la potenza di Dio, ti vuole avvolgere quando tu sei purificato dal sangue di Gesù, da tutti i tuoi peccati. Allora viene, gloria a Dio, l'annulla, lo Spirito Santo che ti avvolge e che ti protegge. Lo Spirito Santo avvolse Maria perché Maria è una donna umile. Una donna santa in quei tempi. Il Signore ci sceglie. E quando ci sceglie, ci purifica dei nostri peccati, ci perdona e poi ci avvolge con la nuvola dello Spirito Santo. Se tu questo pomeriggio non sei avvolto da questa nuvola, non sei avvolto dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vuole iniziare un'opera nel tuo cuore. Gloria a Dio. Lo Spirito Santo vuole iniziare un'opera di potenza nel tuo cuore. Ma tu ed io ci dobbiamo santificare, consacrare, essere umili. Sottomessi a Dio, sottomessi alla parola di Dio. Gloria a Dio, fratelli. Amen. Quanto è importante, quanto è importante chiedere a Dio di santificarci affinché lo Spirito, la nuvola, la Shekinah ci avvolge. E che la potenza dell'Altissimo scenda su di noi, come scese su Maria.
La potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Oh, noi abbiamo bisogno dell'ombra del Signore. Oh, Rabascica, la Massia. Tu ed io, fratello e sorella, abbiamo bisogno della potenza dell'Altissimo. Abbiamo bisogno, oh, gloria a Dio, della nuvola. Abbiamo bisogno dell'ombra del Signore. Pace a te, Marco. Dio ti benedica. Abbiamo di bisogno, fratelli e sorelle, dell'ombra di Dio, dell'armatura di Dio, della nuvola di Dio, della gloria di Dio, dell'unzione di Dio, della potenza di Dio. Amen. Gloria al nome del Signore, benedetto sia il Signore, benedetto sia il Signore dei signori, il Re dei re. Amen. Oh, gloria al Signore. Alleluia, Ramashaya. Orre kenda la mascita, rabakora, tarabashe. Rica la massela, mascica la massui. Abbiamo bisogno, fratelli. Abbiamo di bisogno dell'ombra dell'Onnipotente, dell'ombra di Dio. Alleluia. Amen. Gesù sta per tornare. Maranatan, vieni, Signore Gesù. E come dicevo, abbiamo bisogno dell'ombra del Signore. La sua ombra, spiritualmente parlando, deve stare attaccata a noi. Quando Pietro passava, camminava l'apostolo Pietro, l'ombra dell'Onnipotente, la sua ombra, ma sappiamo che l'ombra che era vicino a lui del Signore guariva gli ammalati. E anche noi dobbiamo avere quest'ombra dell'Onnipotente accanto a noi che quando camminiamo, gli ammalati vengono guariti, i paralitici vengono guariti, gli ammalati vengono guariti. Oh, gloria a Dio, gli indemoniati vengono liberati quando noi camminiamo, l'ombra dell'Onnipotente accanto a noi, la nuvola. Oh, gloria a Dio, deve guarire. Oh, rakinda la marassonda, ravashika, rababa, zegodo, 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 with re, kideloi, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù Cristo, Padre, vogliamo la tua ombra questa sera. Oh Padre, vogliamo la nuvola dello Spirito. Padre, vogliamo la tua potenza dall'alto come scese su Maria. Oh Signore, facci dei vergini avveduti, dei vergini spirituali. Togli l'impurità, togli la spazzatura, togli il peccato, togli la sporcizia. Lavaci col sangue di Gesù, lavami col sangue di Gesù. Purificaci con il sangue di Gesù da ogni peccato, da ogni peccato, da ogni residuo, da ogni macchia. Nel nome di Gesù Cristo e riempici di te, riempici di Spirito Santo. Prima del ritorno di Gesù Cristo. Alleluia, Rabashala, Kinda, Lamassi, è vero, fratello. Gloria a Dio, lo Spirito Santo ci dà la gioia. Infatti è scritto più avanti in questo capitolo di Luca, è scritto quando Maria visitò Elisabetta, che Giovanni Battista fece un balzo dal grembo di Maria quando Maria salutò Elisabetta, gloria a Dio. Maria dopo dice, quando magnifica il Signore, Vangelo di Luca capitolo 1, verso 47, dice: Dio è mio Salvatore, disse Maria, sono piena di gioia. Un'altra versione dice: lo Spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. Ma in quest'altra versione dice: sono piena di gioia. Maria era piena di gioia perché l'ombra di Dio era accanto a lei, la nuvola la avvolgeva. E così noi, quando abbiamo l'ombra di Dio accanto a noi, quando ci avvolge la nuvola dello Spirito, noi siamo piene di gioia. Siamo pieni di gioia dello Spirito. Amen. E se tu hai perso la gioia, fratello o sorella, se tu non hai più la gioia del Signore, questa sera pregheremo per te. Dovunque tu sei, a casa, sul posto di lavoro, per strada, in macchina. Oh, gloria a Dio, pregheremo per te se tu hai perso la gioia. Padre,
Gloria a Dio, alza la tua mano, anche se io non la vedo qui in diretta, ma Dio vede che tu alzi la tua mano, alza la tua mano tu che sei in diretta, sei preso la gioia, alza le tue mani insieme con me, oh, alza le tue mani, alza le mani al cielo, pregheremo per te, Dio ti benedica, che tu hai alzato la mano, oh, Ramalakai, gloria a Dio, anche se non ti vedo, gloria a Dio, ma per fede tu hai alzato la mano, pregheremo per te, il Padre Celeste, alza le tue mani, alza le tue mani, per ricevere di nuovo la gioia del Signore, per ricevere di nuovo l'unzione, per ricevere di nuovo lo Spirito, gloria a Dio, alza la tua mano, tu che sei in diretta, alza la tua mano, Dio vedrà la tua mano alzata, e Dio ti riempirà di nuovo di gioia, alza la tua mano, fai un atto di fede, un passo di fede, alza le tue mani, se tu hai perso la gioia, pregheremo per te, gloria a Dio, alleluia, 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 alza la tua mano tu in diretta, oh, pregheremo per te, nel nome di Gesù Cristo, Padre, ti voglio pregare per ogni mio fratello, per ogni mia sorella che ha perso la gioia, che ha perso la tua gioia del Signore, Padre, ti prego, Padre, Dio onnipotente, Adonai Elohim, El Shaddai, Elion, Dio Altissimo, ti prego nel nome di Gesù Cristo, Padre, che la tua gioia sia in ognuno di noi, che il tuo amore sia in ognuno di noi, che la tua pace sia in ognuno di noi, Ora Kalamarashanda, che la tua potenza sia su di noi. Ti prego, Padre Celeste, nel nome di Gesù, battezzaci di nuovo col tuo Spirito Santo, ribattezzaci col fuoco, Signore. Oh, tu che hai perso la gioia, ancora alza la tua mano. Dio vede la tua mano alzata. Fai questo atto di fede. Per ricevere di nuovo la gioia del Signore, perdono i tuoi peccati tramite il sangue di Gesù. Alleluia, 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 alleluia. Nel nome di Gesù Cristo. Oh, grazie, Padre Celeste. Chiunque Padre abbia alzato la mano, io non vedo qui in diretta, ma tu vedi ogni cosa. Oh, tu scruti ogni cosa, tu conosci i cuori, tu ci esamini, oh Signore, scruti i nostri cuori, le nostre reni, tu sai chi ha alzato la mano in diretta, Signore, ti prego per questo fratello, per questa sorella che ha alzato la mano, nel nome potente di Gesù che ricevi di nuovo la gioia, la tua gioia, Padre, che riceva il tuo amore. Che sia ristabilito, che sia guarito nel nome di Gesù. Alleluia, rabascera, 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 rabascera
Non ho parole per dire quanto tu sei grande. Alleluia. Stasera, Signore, gloria a Dio, ti vuole riempire dell'ombra sua, della sua gioia, della sua presenza. Gloria a Dio, dichiaralo per fede. Oh, gloria a Dio, canta, gloria a Dio, esulta, gloria a Dio. Alleluia, il nome del Signore, il nome del Dio onnipotente, canta insieme a noi. Oh Dio, sei grande. Alleluia, lodiamo il Signore, siamo qui davanti alla sua presenza. Non ho parole per dire quanto tu sei grande. Alleluia. Quando apro il mio cuore, mi aiuti e mi sostieni col tuo amor. Oh Dio, sei grande. Alabarascinda, alabarasso. Non ho parole per dire quanto tu sei grande. Alleluia. Quando apro il mio cuore, apri il tuo cuore a Gesù e riceverai la gioia del Signore. Mi aiuti e mi sostieni col tuo amor. Alleluia. Oh Dio, sei grande, Ravarashida, Ravarasso. Non ho parole per dire quanto tu sei grande. Alleluia. Quando apro il mio cuore, mi aiuti e mi sostieni col tuo amor. Alleluia.
Oh Dio, sei grande, grande, non ho paura se tu sei vicino a me. Alleluia, la tua forza supera ogni male. Tu rafforzi e sostieni la mia vita. Oh Dio, sei grande, alleluia. Non ho parole per dire quanto tu sei grande. Quando apro il mio cuore, mi aiuti e mi sostieni col tuo amor. Oh Dio, sei grande, revedeshika da parasura parasha. Oh, gloria a Dio, tu che eri stanco fino a poco tempo fa, tu che eri stanco, tu che eri abbattuto, tu che eri scoraggiato, il Signore ti ha ridato la gioia. Amen. Il Signore ti ha ridato la gioia, il Signore ti ha ridato l'unzione per andare avanti, per predicare il Vangelo. Per predicare la potenza di Dio, il Signore ti ha ridato la gioia. La gioia del Signore è la nostra forza, come dice un cantico. La gioia del Signore è la mia forza, sì. La gioia del Signore nel mio cuore. Amen. La gioia del Signore. Cari fratelli e sorelle, e per fare la volontà del Signore abbiamo bisogno di questo, della gioia del Signore. Amen. Paolo poteva dire, guidato dallo Spirito Santo, rallegratevi sempre nel Signore. Possiamo dire siate gioiosi. In un'altra lettera, Paolo dice, siate sempre gioiosi. Paolo disse, siate sempre gioiosi. Non disse, siate un giorno gioiosi, un giorno no, un giorno sì, 3 giorni no. Paolo dice ancora, siate sempre gioiosi. Rallegratevi nel Signore, giubilate nel Signore, cantate al Signore, dei canti nuovi, gloria a Dio, predicate il Vangelo, alleluia, e riceverete la gioia del Signore, il primo amore che non si dimentica mai. Amen. Nel nome di Gesù Cristo, per fede, io so che tu, gloria a Dio, hai ricevuto la gioia in questo messaggio. In diretta, hai ricevuto di nuovo la gioia che forse il diavolo ti aveva tolto, che i problemi di questa vita ti avevano tolto la gioia del Signore, che le preoccupazioni, le ansietà, le malattie, i problemi e anche le cadute ti avevano tolto la gioia. Ma ora il Signore è venuto e ti ha ridonato la gioia. Amen. Gloria al nome del nostro Signore Gesù Cristo, amen. Gloria a Dio, quanto è importante ricevere la gioia che viene dall'alto, quella gioia pura, quella gioia genuina, amen. Gloria a Dio, il Signore è grande, ancora oggi fa guarigioni e miracoli. Vi racconto questa testimonianza, gloria a Dio. Anche a te Stefano che sei diretta, che abbiamo pregato insieme in ginocchio per mia nonna, la mamma di mio padre, che stava in una situazione critica e di un'età avanzata nella vecchiaia, ma in una situazione critica all'ospedale. Gloria a Dio, non parlava più, non vedeva più bene. Ormai i medici avevano detto che non c'era più niente da fare. Ieri ho ricevuto questa notizia, gloria al Signore, che scrisse anche su Facebook di pregare per mia nonna. E ieri ho ricevuto questa notizia che mio zio è andato a parlare con il dottore, ha detto guardate, questa donna è miracolata. All'improvviso sta incominciando di nuovo a parlare, all'improvviso è ritornata di nuovo, tutto piano piano si sta rianimando, ora la spostiamo in un'altra clinica. E il Signore ha operato, sta operando, amen. Il Dio dei miracoli, gloria a Dio,
il Dio delle guarigioni, ancora oggi. Amen. Gloria a Dio. Diamo gloria a Dio anche per questo. Quando noi ci riuniamo in preghiera, fratelli e sorelle, il Signore opera. Il Signore agisce. Alleluia, alleluia, alleluia. E di questo noi abbiamo bisogno, di questo noi dobbiamo essere gioiosi, che il Signore agisce in mezzo a noi, dentro di noi. Il Signore è con noi. E se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Oh, gloria al nome del nostro amato Signore Gesù Cristo. Amen, fratelli e sorelle. Questo è importante. Avere un cuore pieno di gioia del Signore. Amen. Questo è ciò che ci rallegra il cuore nostro. Avere la gioia del Signore. Amen. Nei nostri cuori. Vi saluto, cari fratelli e sorelle. Vi abbraccio. Grazie che avete ascoltato insieme con me il messaggio della parola del Signore, gloria a Dio, che il Signore vi benedica, il Signore vi riempia di gioia, di Spirito Santo, di amore, di unzione. Amen. Nel nome di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. E amen. Gloria a Dios. Amen. Pace.